Salve a tutti e benvenuti alla quinta puntata della serie Vivere senza gas, dedicata a chi vuole una casa al 100% elettrica e utilizzare un riscaldamento ecosostenibile ed eliminare completamente la propria casa dai combustibili fossili. Io sono Luigi De Luca, sono un responsabile di diversi tecnici su tutta la penisola italiana e sono anche l'amministratore di un gruppo Facebook che si chiama Possessori Pompe di Calore per Riscaldamento in Italia. Insieme a me, oggi, avrò l'onore di avere lo Steve Jobs delle pompe di calore, con un canale YouTube seguitissimo, ed è Samuele Trento, e potete trovare su YouTube proprio sotto il nome di Samuele Trento. Ciao Samuele, anche tu stai rivoluzionando le abitudini di folle oceaniche di persone, vero? Ciao Luigi, ciao. Vabbè, diciamo che non posso ancora parlare di folle oceaniche, però in effetti sto rivoluzionando il modo in cui tante famiglie si riscaldano, risparmiando e abbattendo le emissioni inquinanti. Dicono addio per sempre al contatore del gas e vivono in una casa 100% elettrica. Eh sì, l'inquinamento è un problema grandissimo, Samuele. Ma qui, secondo te, le pompe di calore ci possono aiutare moltissimo, vero? Beh, certo. Pensa che uno studio dell'ISPRA ha dimostrato che in Italia il riscaldamento tradizionale degli edifici incide sulla quantità di polveri sottili presenti nell'aria delle nostre città ben 6 volte di più di tutto il traffico su gomma, quindi auto e camion. E la prova ce l'abbiamo anche in questi giorni che stiamo registrando questo podcast, dove siamo praticamente tutti fermi per il coronavirus. E le centraline dell'inquinamento stanno comunque registrando degli alti livelli di inquinamento, sebbene non ci sia traffico per strada. Quindi, facendo uno più uno, possiamo ben capire che il riscaldamento delle case incide molto sulle emissioni delle polveri sottili. In effetti, molte persone non hanno idea realmente di questa cosa. Tutti pensano che utilizzare l'auto elettrica possa realmente abbassare notevolmente l'inquinamento, no? Invece l'inquinamento più grande ce l'abbiamo proprio dal riscaldamento. Ed ecco perché bisognerebbe proprio partire dalle nostre case, quindi farle diventare 100% ecosostenibili. Esatto, sì, anche l'automobile ha sicuramente un peso, chiaramente, però diciamo che se vuoi dare una mano all'ambiente è molto più utile partire dal riscaldamento di casa tua. Eh già, l'auto elettrica magari ci possiamo pensare in un secondo momento, no? Intanto Samuele ti vorrei ricordare di dare i tuoi riferimenti per chi vuole seguire questa serie. Sì, puoi seguire tutti gli episodi di questa serie sul mio canale YouTube, c'è la playlist Vivere senza gas e il canale lo trovi facilmente digitando su YouTube Samuele Trento. E altrimenti trovi il link sotto questo episodio. Inoltre, ogni episodio è registrato e quindi disponibile sotto forma di podcast che puoi ascoltare in auto, mentre ti sposti, mentre ti alleni, insomma quando ti pare. Il canale Vivere senza gas è disponibile sia su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast e su Google Podcast. Benissimo. Oggi voglio parlare di un tema molto sentito da chiunque abbia voglia di abbattere le emissioni e soprattutto i costi energetici della propria casa. L'abbinamento tra pompa di calore e impianto fotovoltaico. Cosa mi sai dire in merito? Beh, queste sono due tecnologie perfette da avere assieme nella propria casa. Quasi sempre chi ha poi una adotta anche l'altra. Infatti dalla pompa di calore al fotovoltaico oppure viceversa partono dal fotovoltaico e poi vanno alla pompa di calore. Non per forza devono essere insieme, però l'abbinamento dei due è fantastico. Infatti pensare di riuscire a riscaldare casa con energia elettrica che ti autoproduci sopra il tetto è veramente straordinario. Ed immagino che sia il desiderio più grande di ogni famiglia, no? Riuscire a riscaldarsi utilizzando l'energia al 100% gratis del proprio impianto fotovoltaico. Ma secondo te questa cosa è vera? Beh, per fortuna, come sai, in un certo modo si riesce a realizzare questa utopia e farla diventare realtà. Non è sempre possibile, ma tante famiglie ci sono riuscite. Poi magari lo affronteremo in dettaglio. Cosa dici, Samu? Ci vuoi dare qualche spiegazione un pochino più dettagliata su come poterci scaldare gratis grazie ai pannelli fotovoltaici? Sì. Allora, beh, pensiamo al fotovoltaico. Quindi l'impianto fotovoltaico produce energia elettrica a seconda della stagione, quindi ogni mese produce energia
in diversa quantità rispetto al mese precedente e a quello successivo. Se pensiamo a gennaio e febbraio, mediamente si produce un sesto di quello che viene prodotto a giugno e a luglio. Poi questa considerazione va fatta in base alla località, perché al nord Italia il fotovoltaico produce 1100-1200 volte la potenza installata. Se andiamo al sud Italia, andiamo in Sicilia, produce anche 1800 volte la potenza installata. Quindi ogni località ha la sua. Ma poi anche l'esposizione, perché se abbiamo l'impianto fotovoltaico esposto perfettamente a sud, una buona inclinazione è una cosa. Se invece è a est o ovest, è un'altra. Non è detto che non funziona, ma ovviamente produce in maniera diversa sia durante il giorno che durante l'anno. Vorrei subito sfatare però un mito, quello che la pompa di calore funziona gratis durante il pieno inverno. Infatti un impianto fotovoltaico mai e poi mai riuscirà a produrre a gennaio l'energia necessaria alla pompa di calore per riscaldare casa. Perché? Perché se pensiamo che per una settimana ci sarà nuvolo oppure la neve, come possiamo permetterci di pensare che avrò energia elettrica a sufficienza per riscaldare casa, che in quei giorni ha bisogno ovviamente di tanta energia perché fa molto freddo. Quindi se penso ad esempio al nord Italia, dove a gennaio un impianto da 6 kW mi produce 6, 7, 8 kWh in un giorno, quando invece magari a luglio me ne produce 36, 40 kWh al giorno. Questo come media mensile, no? A gennaio però la pompa di calore, a seconda ovviamente dell'abitazione, a seconda della località, a seconda del tipo di impianto che ho dentro casa, potrebbe consumarmi 15 kWh, 20, 40, 60 kWh al giorno. Quindi è impensabile che un impianto fotovoltaico mi dia tutta l'energia per poter fare funzionare la pompa di calore a gratis durante quel mese. Però su questo ci viene in aiuto un grosso incentivo da parte dello Stato, da parte del GSE, che è lo scambio sul posto. Infatti con lo scambio sul posto è possibile produrre energia elettrica e metterla in rete, sulla rete Enel quindi, e poi andarla a prelevare virtualmente successivamente in un altro periodo. Quindi posso pensare che l'energia che produco a giugno, luglio, agosto me la vado poi a consumare a dicembre, gennaio e febbraio. Ovviamente la valorizzazione di questa energia viene fatta con una formula piuttosto complicata, quindi non è che immettendo 10 kWh a luglio me li posso usare così come sono a gennaio. Però comunque è un sistema molto conveniente. Quindi quando si parla di abbinamento tra fotovoltaico e pompa di calore bisogna considerare l'intero arco annuale, quindi bisogna considerare 12 mesi. Perché? Perché devo considerare anche l'energia che producono i mesi in cui non funziona la pompa di calore e usarla come accumulo per quei mesi invece molto più freddi. Quindi è molto importante affidarsi a uno specialista che conosce bene entrambe le tecnologie e che ti sa fare i conti su quella che è la potenza di un impianto fotovoltaico idoneo per casa tua. Non basta fare più e meno semplicemente su un pezzo di carta, però bisogna capire intanto quanto consumerà la pompa di calore mese per mese e in base a quello si va a dimensionare l'impianto fotovoltaico. Purtroppo non tutti riescono a farlo, anzi vorrei dire in pochi riescono a farlo, ma mi sono circondato di professionisti che riescono a dare questo supporto alle famiglie ed evitare anche di buttare via soldi in impianti fotovoltaici o troppo grandi oppure troppo piccoli. Quindi mi raccomando, ecco, non voglio lanciare il messaggio che il fotovoltaico a gennaio ti permette di riscaldare casa gratis, però se faccio un bilancio annuale mi renderò conto facilmente che l'energia prodotta durante tutto l'anno dall'impianto fotovoltaico probabilmente mi va a consumare l'energia consumata durante tutto l'anno dalla pompa di calore. Poi d'estate un enorme vantaggio del fotovoltaico è che posso fare acqua calda sanitaria quasi gratuitamente, quello sì, e anche il raffrescamento dell'abitazione. Infatti se faccio funzionare la pompa di calore durante le ore di giorno più calde, dove ho bisogno anche di fare raffrescamento, posso ipotizzare tranquillamente che raffresco casa gratuitamente. Ecco,
Questa era una panoramica giusto per dare qualche idea a chi non è nel settore e che fa tutt'altro di mestiere. E con questo ti anticipo quello che sarà il prossimo episodio, ovvero che contatore chiedere all'Enel quanta potenza ho bisogno da parte di Enel per far funzionare la pompa di calore. Io ti ringrazio Samuele come sempre e credo che anche oggi tu abbia dato delle ottime informazioni alle famiglie, soprattutto sei stato diciamo esaustivo nello spiegare che il fotovoltaico sposa bene con la pompa di calore, ma non sempre quello che viene detto in giro è la realtà, no? Che ti puoi scaldare gratis nell'immediato. Nell'arco dell'anno, come ben detto, sì, ma nell'immediato non è vero che il fotovoltaico riesce a garantire il riscaldamento gratis subito lì utilizzando l'autoconsumo, che sarebbe diciamo poi l'energia che il fotovoltaico ci garantisce nell'immediato. Con questo vorrei ricordare a tutti che potrai seguire tutti gli episodi di questa serie su YouTube all'interno della playlist Vivere senza gas e nel canale di Samuele Trento. Cerca Ingegnere Samuele Trento e iscriviti al canale. Metteremo anche il link in descrizione in questo episodio. Inoltre, ogni episodio della serie sarà disponibile anche in formato podcast su tutte le piattaforme più famose come Vivere senza gas, Speaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Con questo vi saluto e alla prossima puntata. Ciao Samuele! Ciao, ciao!